Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravana Sari Yamuna Tiravana Sari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Sri Sri Radha Madhava ki Srila Prabhupada ki Hare Krishna. Allora, oggi vediamo questa lezione, sentiamo questa lezione di Srila Prabhupada nell'ottobre del 72 a Vrindavan, dello Srimad Bhagavatam, canto primo, capitolo secondo, verso 19. Il titolo è Non c'è soddisfazione dell'anima. So today we hear from Srila Prabhupada class given in October 1972 in Vrindavan. The title is There is no satisfaction of Atma, of the soul. Second chapter, text number 19, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recorded on October 30th,
1972 in Vrindavan, India. Sadarastamo bhava kamalu bhavaya sri cita etai janavidyam kitam satya prasid. The beginning of the chapter was jino atma su prasidati. L'inizio del capitolo dice jena atma su prasidati. Noi dobbiamo rendere il nostro sé pacifico, yena atma suprasidati. We have to make our self peaceful. Quindi anche in quest'era di avanzamento materialistico le persone stanno cercando la pace dell'atma o del sé. Per esempio nei paesi occidentali le generazioni più giovani di giovani. Quindi anche se questi giovani vengono da famiglie molto ricche, nazioni molto ricche, hanno abbandonato gli standard di vita, di comfort, dei loro padri e dei loro nonni. Perché non gli piacevano, perché non gli davano soddisfazione, perché non c'è soddisfazione dell'anima. Perciò, per questo li hanno abbandonati, Boga e Tiaga. Boga significa godimento e tiaga significa rinuncia. Quindi in realtà in questo mondo quindi in questo mondo alcune persone sono molto impegnate nella questione della boga, di godere, che sono i karmi, e alcune persone sono molto impegnate nell'affare della rinuncia, tiaga. Quindi sono questi due tipi di attività che vanno avanti nel mondo. Alcune persone sono molto impegnate nell'acquisire cose per godere, per il godimento sensoriale, e quando non le soddisfa più, quando non riescono a godere pienamente di queste cose materiali, allora dicono Brahma Satyam Jagamitya, questo mondo è falso, non c'è bisogno di questo mondo. The
Quindi la stessa storia della volpe e dell'uva, quindi se dello sciacallo e dell'uva. L'uva è acerba. Uno sciacallo voleva mangiarsi l'uva e saltò per prenderla molte volte, ma non riusciva a raggiungere l'uva. Ma alla fine si fece una ragione dicendo: non c'è bisogno di quell'uva, tanto è acerba, anche se non riesco a ottenerla, tanto l'uva è acerba. Questa è la filosofia del Brahman Satyam Jagan Mithya. Quindi quando una persona è stufa o stanca di questo mondo e non può più goderne dovuto all'età o alle altre circostanze, allora dice Jagan Mithya, è tutto falso. Ma perché è falso Jagan Mithya? Se Dio è verità, anche la creazione di Dio deve essere vera. Perché dovrebbe essere falsa? Ma siccome queste persone non hanno conoscenza sufficiente, secondo dalle istruzioni vediche, quindi non sanno che la creazione di Dio è completa, non ci sono difetti. Quando Dio creò questo mondo, lo creò perfetto. Prendiamo per esempio il fatto che abbiamo bisogno di acqua. In ogni pianeta c'è acqua sufficiente, ci sono questi oceani, questi mari, e loro si mantengono molto bene, hanno dei conservanti molto buoni. Quindi queste acque cos'hanno come conservante? Il sale, dice Prabhupada, il cloridrato di sodio. E il devoto appunto dice, conferma, e Prabhupada dice, questo cloridrato di sodio è un conservante. Quindi l'acqua si preserva dovuto a questo elemento chimico, questo cloridrato di sodio, che è il sale. Vedete che arrangiamento perfetto? E poi l'acqua evapora nel cielo e c'è una distillazione. E quindi evaporando, il processo di evaporazione separa il cloridrato di sodio dall'acqua. Distillazione significa purificare l'acqua, creare dell'acqua distillata. Distillare
Quindi quest'acqua distillata viene portata in cielo nella forma di nuvole e come pioggia cade a terra e viene conservata nelle montagne o nelle colline. E gradualmente per tutto l'anno l'acqua discende dalle montagne nella forma di torrenti, di fiumi, per fornire il fabbisogno alle persone. Quindi prima di tutto tutta la terra viene bagnata dall'acqua attraverso la pioggia e poi una parte viene conservata nei ghiacciai, nella forma di ghiaccio. Quindi ci sono questi arrangiamenti completi, ma noi non li vediamo perché non abbiamo conoscenza, non vediamo che le cose sono state organizzate in modo così bello dal Signore per il nostro mantenimento. Quindi c'è tutto, ogni cosa è completa, tutti i problemi nascono per la nostra cattiva gestione. Quindi noi, i cosiddetti esseri umani, civilizzati, noi abbiamo creato questi problemi. Noi abbiamo creato questi problemi. Questa è la mia terra, questa è la mia nazione. Quindi fra nazioni si dicono perché sei venuto qui e poi ci sono le guerre. E poi c'è lo sfruttamento delle cose, perché non sanno che ogni cosa appartiene a Dio. Ora hanno creato questa idea comunista, che ogni cosa appartiene allo Stato. Ma anche questa è imperfetta, non c'è pace. Loro non sanno che dobbiamo raggiungere la piattaforma della virtù, Sattva Guna. Perché allora ci sarà la pace, perché Sattva Guna significa conoscenza. Rajaguna significa passione, Tamoguna significa ignoranza. Tutto questo mondo va avanti spinto da questi tre guna. Quindi quelli che accettano l'influenza dell'ignoranza, Tamoguna, sono molto calm, lussuriosi.
troppo lussuriosi, e coloro che sono in Rajoguna sono molto avidi, troppo avidi, e coloro che sono in Sattvaguna, loro conoscono le cose. Quindi queste sono le qualifiche dei Brahmana. Leggendo i Veda si diventa Vipra. Quindi Vipra significa Brahmana, e diventare Brahmana per qualifica, per eredità, non è sufficiente. Uno deve conoscere il Brahman, il supremo Brahman, il Param Brahman. Come Arjuna comprese Krishna come supremo Brahman, questo è il vero stadio della conoscenza brahminica. Non pensate che Arjuna fosse uno kshatriya. Dopo aver ascoltato la Bhagavad Gita, lui diventò un brahmana, perché lui comprese Krishna. Quindi lui comprese Krishna in modo appropriato, dicendo lui è Krishna è Param Brahma, Param Dhamma, vuol dire che Krishna è il supremo Brahman, il supremo spirito, la suprema dimora, il supremo purificatore. Param Brahma means the supreme spirit, supreme abode and pavitram, supreme purifier. E poi c'è l'altra storia di questi brahmana Yagika, questi che sono i brahmana che facevano i sacrifici. Quindi questa non è una storia, è un fatto. Loro non poterono, questi brahmana attaccati ai rituali, comprendere Krishna. Quando questi brahmana erano impegnati a compiere sacrifici, Krishna e Balaram, su richiesta dei loro amici, i pastorelli, allora i pastorelli dissero: mio caro Krishna, Balaram, potete, noi abbiamo fame, dateci del cibo, perché loro non conoscevano altro che Krishna. Tutto qua. Krishna disse allora: stanno compiendo una cerimonia sacrificale, un grande sacrificio qua vicino. Quindi questi brahmana erano impegnati in questo sacrificio. E andate da lui, sono impegnati in questo sacrificio, andate da loro e chiedete del cibo. Così loro si li avvicinarono. Potete trovare questo racconto nel libro di Krishna. Quindi i brahmana rifiutarono
perché loro non conoscevano, non potevano capire Krishna. Loro pensavano, finché il sacrificio non è finito, come possiamo distribuire del cibo? Ma loro erano così ignoranti che non riuscivano a capire che la persona alla quale stavano offrendo sacrificio gli stava chiedendo queste cose personalmente. Questa è ignoranza. Per questo Krishna dice nella Bhagavad Gita che semplicemente diventando Brahmana non si può comprendere Krishna. E quindi bisogna diventare devoti. Perché Krishna si può comprendere semplicemente soltanto col servizio devozionale. Krishna non dice che diventando Brahmana si può comprenderlo, ma attraverso il servizio devozionale. Quindi diventando Brahmana non si può comprendermi, perché il Brahmana, lo stadio di Brahmana è una realizzazione impersonale del Brahman, non c'è una realizzazione personale. Quando invece c'è una realizzazione personale, quindi questo, quando si diventa, ci si impegna nel servizio devozionale, si diventa Vaishnava, Brahmana Vaishnava. I Brahmana hanno due titoli, Brahmana Pandit. Ancora oggi in India a un Brahmana ci si rivolge come Pandit, per quanto mascalzone possa essere. Perché ci si aspetta che una persona nata in una famiglia di Brahmana deve essere ben educato, ben erudito. Queste sono le sei attività del Brahmana. Quindi un Brahmana deve essere molto erudito, deve studiare. Tutta la conoscenza vedica è fatta per il Brahmana. Quindi tutte queste qualifiche devono essere presenti per diventare Brahmana. These are all the Brahminical qualification. Satyam, to be self-controlled, to be learned, to be clean, and so on. To be truthful. Quindi si shira da vraja sundara ki jai, si jagana vraja deva subhade. Quindi nonostante
Invece di diventare dei brahmana qualificati, le scritture dicono che un brahmana deve essere esperto nei suoi doveri, nelle sue occupazioni. Queste sei attività del brahmana sono studiare e insegnare, adorare e insegnare ad adorare, ricevere la carità e dare la carità. So the six occupations of the brahmana are to study the scriptures and to teach the scriptures, to give in charity and receive charity, and to worship the Lord, worship the deities and teach others how to worship the deities. Quindi se nonostante tutte queste qualifiche, nonostante uno sia esperto nelle sei attività dei brahmana, se non è un Vaishnava, se non ha compreso Krishna o Vishnu, quindi se non conosce la suprema personalità di Dio, non può diventare un guru. Perciò, in accordo al sistema vedico, nessun brahmana può essere accettato come guru, ma quando diventa Gosvami, quindi quando diventa Goswami, che significa che ha pieno controllo e piena conoscenza di Krishna, della coscienza di Krishna, allora può diventare un guru. Come dice Rupa Goswami, ci sono i sei tipi di controllo. Quindi una persona deve essere controllata nella parola, nella controllare la collera, la lingua, la mente, i genitali, lo stomaco. Quando ha pieno controllo di queste cose, di questi impulsi, dice, allora quella persona è un Goswami, allora lui può fare discepoli in tutto il mondo. Questa è l'ingiunzione di Shri Rupa Goswami, che era lui stesso un Goswami. Quindi all'inizio lui era un ministro, quindi non era un Goswami, ma più avanti, quando diventò istruito da Shri Chaitanya Mahaprabhu, quindi lui e suo fratello Sanatana Goswami diventarono Goswami. E poi sono altri Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunadas Goswami, Sijiva Goswami, che diventarono i loro assistenti. They become the assistants.
Dove sarà qua? Quindi questa Vrindavana, la Vrindavana attuale è dovuta ai lavori di restauro dei sei Goswami, è stata riscoperta dai Goswami. Questo posto dove siamo seduti, qui i sei Goswami erano soliti riunirsi a parlare del Bhagavatam. Forse era da Damodar, penso che sia... E quindi questo è il posto di Shila Jiva Goswami, che era il nipote di Rupa e Sanatana. E questa cultura, come coscienza di Krishna, questo progresso, il sistema viene descritto qui. Quindi non è che questa coscienza di Krishna è stata una cosa fabbricata, inventata, un tipo di religione inventato. No, noi non fabbrichiamo, né possiamo fabbricare, questo non è possibile. Quindi un essere umano difettato, difettoso, come può creare una religione? Questo non è possibile. Quindi questi principi del Dharma devono essere accettati direttamente dal Signore Supremo. Ora il Signore Supremo ci sta aiutando. Abbiamo iniziato questo processo. Quindi per prima cosa una persona deve lavare tutte le cose sporche dal cuore. Quindi poi può diventare cosciente di Krishna, ma questo non può essere fatto in modo brusco, abruptly. Ma Krishna è così gentile che anche senza che ci laviamo, se veniamo seriamente, prendiamo seriamente rifugio ai piedi di loto di Krishna, allora lui si prende cura di noi. Krishna dice, io mi prendo in carico, io mi prendo cura. Quindi ci sono due processi, potete passare attraverso i metodi prescritti, come sono descritti nei Veda, quindi ci sono questi sei processi, tapassa, brahmacharyena, che sono appunto l'austerità, il celibato, la rinuncia, l'equanimità e l'autocontrollo. Questi sono i processi che uno deve sottoporsi, queste austerità, penitenze. Using sex life. So, Samasa Brahmacharya Samena.
Quindi uno deve diventare brahmachari, non usare la vita sessuale in modo senza necessità. E così Tiaga rinuncia, è richiesta una rinuncia. Questo è un processo. L'altro processo è che se voi vi arrendete pienamente ai piedi di loto di Krishna, sinceramente, tutte queste cose saranno fatte automaticamente, immediatamente. Quindi solo con la Krishna Bhakti, soltanto uno può purificarsi immediatamente. Così la Krishna Bhakti inizia, come abbiamo studiato nei versi precedenti. Quindi dobbiamo semplicemente ascoltare con pazienza, attraverso la ricezione auricolare. Chaitanya Mahaprabhu accettò questo processo. Questo è il processo vedico, ascoltare di Krishna. A questo punto abbiamo discusso, il Bhagavatam deve essere studiato da una persona Bhagavata. Quindi bisogna imparare il Bhagavatam da una persona a cui possiamo arrenderci, abbandonarci. Quindi ci deve essere, sono queste due cose, ci deve essere servizio e sottomissione e abbandono. E fra queste due cose, fra l'abbandono e il servizio, c'è pariprashna. Quindi non si possono fare domande sulla conoscenza spirituale da una persona sfidandola con un atteggiamento di sfida. No, questo non aiuterà. Proprio come Krishna. Quando loro parlarono a livello di amici, Krishna e Arjuna, il problema non si risolveva. Ma quando Arjuna si arrese a Krishna, quindi Arjuna comprese che semplicemente parlando in modo amichevole non si poteva arrivare a nessuna conclusione concreta nella vita spirituale. Una persona deve arrendersi, deve abbandonarsi, e lui lo sapeva. Quindi Grum Eva Abhigachet. Abhigachet significa
è la forma, come si dice? Sì, la forma verbale che è necessaria, che è obbligatoria, che uno deve sottomettersi se vuole ottenere la conoscenza. Quindi uno può essere illuminato semplicemente ascoltando dalle fonti autorevoli. Nityam Bhagavatam Sevaya. Ma noi non li troviamo da nessuna parte questi Saptaham Bhagavata Sevaya. Sì, questo Nitya Bhagavatam Sevaya, bisogna ascoltare sempre di Krishna, non Sapta, c'è questo Bhagavat Sapta, che invece sono una settimana, fanno queste riunioni di una settimana sul Bhagavatam, ma non è confermato nelle scritture. So there's tradition to have one week of Bhagavat Sapta, to listen Bhagavatam spiritual topic, but never in the scripture is written this, because we have to listen always or as much as possible about the Lord and the spiritual topics. Abhadra significa la qualità dell'ignoranza e la passione. Quindi l'ignoranza e la passione. L'ignoranza è la più abominevole e la passione è abominevole. Queste due cose vanno eliminate, vanno abbandonate. Ma semplicemente ascoltando di Krishna, semplicemente ascoltando dello Srimad Bhagavatam, da una persona Bhagavata, possiamo liberarci da queste cose sporche. Quindi in questo modo possiamo liberarci dalla passione dell'ignoranza e trovare l'equilibrio che è l'influenza della virtù. Quindi se riusciamo in un modo o nell'altro a evitare le influenze più basse, cioè l'ignoranza e la passione, allora naturalmente giungeremo alla virtù. Ma anche questo non è sufficiente, perciò è detto Nasta Priyesh, quasi tutte le cose sporche sono eliminate. Uno non deve pensare, ora sono situato in virtù, sono diventato un brahmana. Quindi le scritture dicono che questo va bene, ma c'è ancora della sporcizia, perché nella Bhagavad Gita è detto che anche la virtù è causa di condizionamento. Quando uno pensa io sono molto erudito, quindi
uno pensa ora sono diventato un brahmana, così non sa che anche questo è falso ego. Io sono un brahmana, sono molto erudito, sono molto avanzato, anche questo è causa di condizionamento. Quindi questo non lo sa, che semplicemente liberarsi dall'influenza dell'ignoranza e della passione non è sufficiente. Bisogna liberarsi anche dall'influenza della virtù, la cosiddetta virtù. Quindi bisogna liberarsi da queste designazioni che sono sempre upadi, vuol dire io sono buono, io sono cattivo, I'm good and bad, these are all external designation. Dal punto di vista spirituale non c'è differenza fra una persona buona e una persona cattiva. Finché siamo sulla piattaforma materiale, la cosiddetta bontà o cattiveria sono la stessa cosa, perché sono sulla piattaforma materiale. Così diventare un bravo uomo, una brava persona, non è proprio come la persona buona, ideale, era Gandhi o qualcun altro, ma noi diamo l'esempio di Gandhi perché lui è rispettato in tutto il mondo come una persona buona. Questo è un fatto, ma questo non è sufficiente, perché le scritture dicono che uno deve liberarsi anche dal diventare buono o cattivo. Quindi uno deve diventare un devoto, questo è richiesto, quindi diventare buoni o cattivi in questo mondo non è una grande qualifica. Sì, diventare cattivo buono, ma se voi diventate buoni è parzialmente accettabile, perché state evitando queste due cose, l'ignoranza e la passione. Quindi, ma non sono sufficienti, sono favorevoli. Diventare una persona buona, un brahmana, è favorevole, perché diventando brahmana uno è in grado di capire le cose così come stanno. Quindi non è più in ignoranza, proprio come gli animali in ignoranza, i cani e i gatti, loro sono completamente nel concetto della vita basato sul corpo. Pensano, io sono questo corpo, ma un brahmana non dovrebbe avere non ha questo concetto della vita basato sul corpo.
Un Brahmana sa, io sono parte integrante del Brahman, sono spirito. Questa conoscenza lo aiuterà. Quindi finché una persona è influenzata dall'ignoranza e dalla passione, sarà influenzata dall'avidità e dalla lussuria. Quindi almeno una persona che in virtù si libera da questa influenza della lussuria e dell'avidità. Vedete, tutto il mondo occidentale lavorano così duro. E quindi vedete, questo mondo è tutto costruire strade, autostrade, una sopra l'altra. Perché fanno tutto questo? Quindi hanno tutte queste grandi facilitazioni e arrangiamenti per guidare le macchine, e ogni persona, ogni famiglia una, due, tre macchine. Ma cos'è questa civiltà? Kama e Loba, lussuria e avidità. Quindi tutto qua, il principio di base è lussuria e avidità, quindi queste sono le qualifiche. Chiunque si liberi da questa lussuria e avidità è veramente avanzato. Perché quello avanzamento, veramente, perché i desideri di lussuria e di avidità non aiuteranno nessuno in nessun modo a realizzare se stesso o a realizzare Dio. Quindi se almeno uno raggiunge la virtù, può capire che non sono questo corpo. Il mio dovere è sono un'anima spirituale, il mio dovere è diverso dalle attività del corpo. Quindi la lussuria e l'avidità ci mantengono sempre nel lamento e nell'aspirazione costante. Quindi c'è un desiderio dopo l'altro, un'aspirazione dopo l'altra. Sarva Kama, nelle scritture sono chiamate. Dice che non c'è fine ai desideri di lussuria, di avidità. Quindi con questo processo dell'ascolto si diventa gradualmente liberi dalla lussuria e dall'avidità e ci si stabilisce nella conoscenza.
uno può capire che non sono questo corpo, sono un'anima spirituale, e qual è il mio dovere come anima spirituale? Quando uno giunge alla piattaforma di capire che il mio dovere è compiere il servizio devozionale, questo è richiesto. E quindi si arriva alla sattva guna senza essere più contaminati dagli altri guna, dall'ignoranza della passione, la purezza. Questo è lo stadio devozionale. Quando ci liberiamo da tutte queste influenze inferiori, questa è la piattaforma della virtù. Allora la passione e l'ignoranza non potranno attaccarci. Almost finished. Quando una persona arriva alla virtù è soddisfatta in ogni circostanza, come questi ragazzi europei e americani, loro vengono da famiglie ricche, da nazioni ricche. Quindi loro sono abituati a così tante facilitazioni materiali. Ognuno di loro sa guida la macchina, guida macchine, hanno. Ma adesso che hanno raggiunto la virtù, non si preoccupano di nulla, possono anche stare nella strada o sotto un albero. Perché ora il loro cuore non può più essere trafitto dai desideri di lussuria e di avidità. In questo modo possiamo fare progresso nella vita spirituale e avanzare in coscienza di Krishna. Grazie molte. Any question? Qualche domanda? Commento? So I repeat your, I translate your question. Quindi chiede Kami come si può arrendersi, abbandonarsi completamente per essere istruiti da una persona in questo senso. So to surrender, we have to know who is the person. We have to know, see the qualities of the person. If the person is qualified to teach us, to train us in spiritual life. Quindi la prima cosa è capire quali sono le qualifiche di una persona che ci può insegnare e istruire nella vita spirituale. And then we have to be asked, to be accepted. We have to be accepted
by the person or by many different persons, because in our movement we have different type of gurus, means different type of teachers. Even our people who live with us can give us good instructions, good teachings. Quindi la prima cosa appunto è capire come accettare, accettare le istruzioni di una persona, e tutti possono essere degli istruttori, tutti possono darsi delle buone istruzioni, anche le persone con cui viviamo. So the process we follow is Prabhupada is our reference, no? Prabhupada and his books, his teachings, his example are the main reference for everybody in this movement, because he has shown in practical way with the amazing sacrifice and love and compassion how to transform the heart of people, you know, from material to spiritual. Quindi il nostro riferimento principale nel movimento è Srila Prabhupada, perché lui ha dimostrato nel modo più compassionevole, amorevole, come appunto trasformare il cuore delle persone da materiale a spirituale. So basically, in the beginning we have to study the books, Bhagavad Gita and Prabhupada's books, very carefully, and understand what it means to be a guru, what it means to be a disciple. And when we understand these things clearly and we apply in our life this knowledge, this behavior, then actually Krishna is in our heart and he sent you the guide, the guru, the teacher. Quindi leggendo attentamente i libri e seguendo anche le regole, gli insegnamenti, possiamo purificare il cuore, e quando siamo purificati, Krishna, che è nel nostro cuore, ci manda la guida che ci può appunto aiutare. So we have one internal guru. Internal guru is super soul. It's in our heart. It's constantly coming, traveling with the soul in different bodies. Quindi abbiamo un guru interno, l'anima suprema che viaggia, accompagna l'anima nei vari tipi di corpi. And when the super soul sees our sincerity, our sincere desire to come out from material illusion, material greediness, lust, and all this pride, all this arrogance, then he will take us to the guru, to the living guru. Quindi l'anima suprema vede la nostra sincerità, quando siamo veramente desiderosi di liberarci dalla lussuria, dalla bramosia, dall'orgoglio, dall'avidità, allora ci manda un guru vivente che ci può guidare. So basically the Bhagavad Gita, in the beginning Krishna before is a friend of Arjuna, but then the problem is not solved, no? I have to fight, I should fight, I should not fight. But then when Arjuna says, now we are not more friend, you teach me, you become my guru, I surrender to you, then the knowledge became effective to win the doubts that we have in our mind, in our hearts. Quindi la Bhagavad Gita è proprio questo dialogo fra Krishna ed Arjuna. Finché c'era una relazione familiare o amichevole non si veniva fuori a capo di nulla, ma quando Arjuna disse, adesso non siamo più amici, tu sei la mia guida, il mio guru, e io mi sottometto, mi arrendo a te, allora la conoscenza che venne da questo dialogo liberò da tutti i dubbi. So this is the way. So the process of chanting the Mahamantra is the
our main instrument to purify the mind, the consciousness, heart, so we can see clearly, you know, who I am and who can teach me, who can guide me. Quindi il processo del mantra è lo strumento migliore per purificare il cuore e capire chi siamo e chi può guidarci. Jai, thank you very much. Grazie molte. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam Granth Raj ki jai. Tutte le glorie.